Cari docenti e cari docenti, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi ringrazio innanzitutto per la vostra partecipazione, a nome mio e a nome della casa editrice. Io mi chiamo Davide Basile e lavoro per la redazione economico-giuridica di Mondadori Education. Allora, il titolo dell'incontro di oggi, come sapete, è L'Europa dopo la pandemia. Il professor Flavio Del Bono, collaboratore storico della casa editrice, ci parlerà degli effetti sull'Europa della pandemia da Covid-19, delle conseguenze anche a livello di Unione Europea, delle conseguenze per le famiglie e soprattutto di quali sono le prospettive per il futuro e per uscire dalla crisi, anche a livello di responsabilità individuale e collettiva. Due parole prima di passare, appunto la parola al professore, due parole di introduzione del professor Del Bono. Il professor Del Bono è dal 1992 professore ordinario di economia politica ed è attualmente docente presso la Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche, nonché direttore del Master per le imprese cooperative e coordinatore della laurea triennale in Economics and Finance. Il professor Del Bono è stato lungo visiting professor di economia e statistica presso il Master in Relazioni Internazionali della Johns Hopkins University di Bologna. È autore di oltre un centinaio di contributi su riviste nazionali e internazionali e di numerosi volumi. Tra le sue collaborazioni con la nostra casa editrice, il corso di Economia Politica, di cui è coautore assieme alla professoressa Laura Spallanzani, Scelte Sostenibili, che è in uscita quest'anno nel 2022. Prima di lasciare la parola al professor Del Bono, vi comunico che potete inviare le vostre domande o inquadrando il QR code che vedete qui in diretta, oppure collegandovi alla pagina tuadomanda.it e indicando il codice evento 6690. Allora, lascio la parola al professor Flavio Del Bono. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere presenti. L'argomento, l'oggetto di questo mio intervento è molto ampio e quindi si impone naturalmente una selezione. Cercherò ovviamente di circoscrivere l'oggetto con riferimento ad alcune questioni che ritengo essenziali. Parlare di conseguenze della pandemia, non tanto dal punto di vista specificamente sanitario, richiede di collocare questa stagione attuale, diciamo questo biennio, in una prospettiva leggermente più ampia. Leggermente più ampia significa notare innanzitutto che in una dozzina d'anni, cioè tra il 2009 e il 2020, la maggioranza dei paesi occidentali, sicuramente l'Europa, sicuramente l'Italia, hanno sperimentato due profondissime recessioni. Per trovare recessioni di questo tipo, per recessioni intendo al momento semplicemente dei vistosi cali nel prodotto interno lordo reale pro capite. Per trovare delle riduzioni di questo tipo bisogna andare a dei periodi bellici. Nel 2009, vi ricordo, l'Italia ha sperimentato un crollo del PIL di circa 5% e nel 2020 del 9%. Quindi mai era successo, neanche durante la crisi petrolifera, di avere delle recessioni di queste dimensioni. E quindi è difficile parlare di tempi ordinari quando in una dozzina d'anni si sperimentano, ripeto, a livello nazionale e internazionale, quindi non stiamo parlando di una calamità che colpisce un paese, stiamo parlando di un evento, nel primo caso legato alla crisi finanziaria, cioè se vogliamo fissare qualche data convenzionalmente, potremmo dire che la prima recessione, quella del 2009, è figlia della crisi finanziaria detonata il 15 settembre dell'anno prima con il fallimento di Lehman Brothers, mentre il crollo del PIL del 2020 è figlio ovviamente dell'epidemia che il Covid-19 che ha colpito in modi e tempi un po' diversi, ma sostanzialmente tutte le economie sviluppate, come sappiamo, non solo quelle sviluppate. Un primo punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è il seguente. Dopo una lunga stagione che inizia almeno negli anni Ottanta, dove sia sul terreno politico, ma anche sul terreno economico,
si era affermato fino a diventare quasi un pensiero unico, un atteggiamento, un'ideologia, si potrebbe dire, liberista o liberistica, che vedeva nei mercati possibilmente sgombri da troppi interventi pubblici, la soluzione per la crescita e la diffusione del benessere, queste due grandi recessioni hanno per molti versi rappresentato, poi hanno fornito l'occasione e le motivazioni per una rivisitazione del ruolo dello Stato. Non è un caso che nel capitolo 3 del volume di Quinta, quello in uscita appunto, Scelte Sostenibili, il volume di Quinta è dedicato alla parte di economia pubblica, ci sia una sezione intitolata La rivincita dello Stato, perché non c'è ombra di dubbio che se negli anni Ottanta c'era chi vedeva lo Stato non solo come non utile, ma addirittura dannoso, sia per ripristinare un ordine economico, rilanciare l'economia, proteggere i gruppi più deboli, c'è stato bisogno dello Stato e comunque di soggetti pubblici, penso alla Banca Centrale Europea o alle banche centrali in generale, dopo la crisi finanziaria del 2008 e le recessioni che ne sono seguite, allo stesso modo, di fronte a un altro tipo di crisi, questa volta di recessione, questa volta alimentata dalla pandemia e dalle restrizioni conseguenti, ancora lo Stato, non solo sul terreno sanitario, ma anche e soprattutto sul terreno, diciamo, degli ammortizzatori sociali, sul terreno del sostegno ai redditi, delle tante misure, non tutte uguali ovviamente, ma orientate sostanzialmente agli stessi obiettivi in Italia, in Europa e in altre parti del mondo occidentale e non, è stato lo Stato o i soggetti pubblici in qualche modo organizzati che hanno consentito al momento non solo di contenere gli effetti sulla popolazione di questi eventi, ma anche di creare i presupposti e premesse per una ripresa, cosa che peraltro già si è sperimentata nel 21, come sappiamo. E non solo i singoli stati, ma anche, come abbiamo avuto modo di vedere, in Europa, anche l'Unione Europea come aggregato, come soggetto multinazionale, attraverso gli interventi, in alcuni casi anche originali, e originali nel senso di mai sperimentati prima, mi riferisco al PNRR, non vado nei dettagli, do per noto che si tratta di un intervento straordinario che si aggiunge all'ordinario bilancio pubblico settennale dell'Unione Europea e che si compone di una parte di prestiti, e questo non è una novità, ma si compone anche di una parte, come si dice, a fondo perduto e quindi che cattura e coglie questo nuovo elemento di solidarietà tra i paesi. Mi preme però anche qui inquadrare l'attuale, attualissima fase della pandemia sanitaria, diciamo, dell'epidemia del Covid-19, non solo rispetto ai 10 anni precedenti, ma rispetto ad altre, potremmo dire, demie, perché in greco demia vuol dire che riguarda il popolo, no? E non a caso molti studiosi, per descrivere questa fase storica, hanno parlato di sindemia, cioè per dire il simultaneo verificarsi, di eventi che a vario titolo colpiscono negativamente la popolazione o alcune sue parti. Ed è un'espressione che si applica non soltanto all'Italia, non soltanto all'Europa, più in generale, diciamo, all'intero pianeta. Quali sarebbero le demie che ci troviamo ad affrontare e a fronteggiare in questa fase storica? Oltre a quella sanitaria, in senso stretto, cioè rivolta a contenere, limitare, possibilmente sconfiggere la pandemia, almeno altre due vanno sottolineate, poi una potrebbe esplodere ulteriormente. La prima è quella ambientale. Qualcuno potrebbe dire questa c'era anche prima, sì, ma sicuramente ne è aumentata la consapevolezza, cioè una emergenza ambientale che ha a che fare con il riscaldamento globale, ha a che fare
con effetto serra, eccetera, eccetera, che oggi è in cima alle preoccupazioni tanto dei giovani, abbiamo visto in molte occasioni, ma pare, speriamo sia così, in cima alle preoccupazioni anche dei governi. E qui un aspetto molto rilevante su cui mi preme insistere è che, così come per la pandemia sanitaria e i rimedi da mettere in campo, nessun paese da solo può risolvere il problema, la stessa cosa vale anche per il tema ambientale, per l'emergenza ambientale, nel senso che, così come la salute in senso ampio, anche le condizioni, diciamo, del pianeta, le buone condizioni del pianeta, sono quelli che si possono chiamare dei beni pubblici globali. Beni pubblici nel senso economico del termine, li trattiamo nei volumi di Quinta, ma globali perché questa volta non si riferiscono tanto a una piccola comunità, no? Quando noi insegniamo, facciamo gli esempi dei beni pubblici, diciamo il parco, l'illuminazione, le strade, tutto vero, e questa volta però gli agenti in campo, i soggetti in campo, non sono più le piccole comunità, quindi il municipio invece che la provincia, invece che qualche altra autorità locale, ma gli agenti che possono contribuire a migliorare le condizioni, la qualità di questi beni pubblici sono gli stati. Quindi è come se gli stati stessero partecipando a un gioco, nel senso della teoria dei giochi, nel quale o ciascuno fa la sua parte e la fanno tutti, altrimenti nessuno può da solo, come dire, sistemare il buco dell'ozono, ecco, per intenderci. E ovviamente, come accade spesso in questi casi, ci può essere una tendenza, un incentivo a consumare gratis, no? Nel senso di sperare che gli altri paesi mettano in atto azioni per modificare le loro tecnologie, i loro comportamenti, eccetera, senza dover pagare dazio, cioè senza dover modificare stessi atteggiamenti, comportamenti, tecnologie all'interno della propria comunità. E questo è un aspetto, credo, che attenga molto anche a quelle che sono le nuove relazioni tra agenti individuali, le persone, le famiglie, e le autorità pubbliche, politiche, gli stati, o le loro articolazioni. Ed investe terribilmente, questo è un aspetto credo molto originale che abbiamo trattato all'inizio, nel capitolo 2 del volume di Quinta, attiene una sfera molto delicata, che è quella delle libertà, cioè a dire delle libertà individuali e come conciliarle. Lo abbiamo visto, come dire, ad abbondanza in occasione delle restrizioni e degli obblighi in materia vaccinale, ma più in generale questo tema si porrà anche su altri piani collegati appunto, per esempio, a quella che ho chiamato la pandemia ambientale, sono uno dei tre ingredienti di quella che ho chiamato sindemia. Del terzo parlerò tra un attimo, perché oltre a quella sanitaria, oltre a quella ambientale, si intravede o si rileva come ulteriormente accentuata una sorta di demia socio-economica, cioè a dire una situazione che la pandemia sanitaria ha sicuramente esacerbato e ci ha fatto, come dire, vedere anche brutalmente delle situazioni molto diversificate all'interno delle nostre comunità. Voi siete insegnanti, non sarà sfuggito, ormai ci sono anche degli studi, come per esempio il passaggio dalla didattica frontale in presenza alla didattica a distanza abbia fatto emergere quanto diverse siano le famiglie nel loro rapporto appunto con questi mezzi e queste modalità, da problemi di connessione a indisponibilità degli strumenti, cioè, come dire, il divario digitale, se vogliamo chiamarlo così, è emerso in modo violento. Un conto è vedere i dati dell'Istat che ci dicono quante famiglie sono collegate a internet, eccetera, eccetera, e un conto è scoprire che alcuni dei propri studenti sono
se non materialmente impossibilitati, anche questo è successo, sicuramente in molti casi in difficoltà, anche perché i genitori non necessariamente sono in grado di aiutarli e sostenerli. Okay? Quindi questo è un esempio, come dire, di quella demia socio-economica. E questa diffusione di malcontento collegato anche a queste percezioni reali di diseguaglianza nella distribuzione delle risorse, ovviamente sono un'altra emergenza, non solo in Italia, con cui dovremo convivere a lungo, e speriamo non troppo a lungo, cioè che le azioni, le politiche economiche nazionali ed europee che sono messe in campo vadano ad attutire anche questo. Dicevo che queste demie, quindi quella sanitaria, quella ambientalistica e quella socio-economica, chiamano in causa sia ovviamente gli stati e i loro ruoli e le loro politiche nazionali o sovranazionali, come nel caso europeo, ma anche i comportamenti individuali. Cioè non ce la caviamo, come dire, pensando che gli stati, indipendentemente dai comportamenti, perché gli stati, al di là della forma giuridica, diciamo, sono riassumibili dai comportamenti dei loro componenti, dei loro cittadini. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto, in questo senso credo che il titolo del nostro manuale, quello con Laura Spallanzani, fosse sufficientemente lungimirante nelle intenzioni. Adesso lo è anche nel titolo, perché quando uscimmo nel 2016 con la prima edizione, il marchio, l'anima, qualcuno se ci crede potrebbe dire, era proprio quello della sostenibilità, cioè di cercare di caratterizzare già da una formazione, educazione di scuole superiori, con l'intenzione anche di contribuire a una maggior conoscenza, consapevolezza, di una volta si sarebbe detto civica, che è ancora una parola utile, in materia di sostenibilità e quindi anche di responsabilità individuale. Questa volta, invece che considerarlo un filo rosso che accompagna il lettore, l'abbiamo messo anche nel titolo e credo sia pertinente, perché, come dicevo, la sostenibilità delle scelte sta diventando una questione che investe sia gli stati, dicevo, ma anche i comportamenti individuali. A che cosa mi riferisco? Noi, quando insegniamo microeconomia, che cosa facciamo fondamentalmente? Per esempio, quando vogliamo offrire un modello per studiare il comportamento del consumatore, sfrondando di molti dettagli, stringi, che cosa cerchiamo di spiegare, di mostrare, illustrare? Che la scelta del consumatore è un compromesso, è una, diciamo, una mediazione tra le sue preferenze e i vincoli. E lì, per semplicità, le sue preferenze riflettono i suoi gusti tra beni di consumo, e il suo vincolo fondamentalmente è il vincolo di bilancio, che dipende dal reddito e dai prezzi. Questo facciamo a livello introduttivo ed è corretto. Tener conto delle questioni che ho accennato prima significa intervenire, o significa prendere atto che si stanno modificando, si modificano sia le preferenze sia i vincoli. Non è questa la sede per andare nei dettagli, ma le preferenze dei consumatori di oggi non sono le stesse delle preferenze dei consumatori di 30-40 anni fa, o semplicemente dei nostri genitori. Ma non tanto e soltanto perché il menù è più ampio, perché al supermercato ci sono più referenze, come le chiamano loro, che non la bottega dietro l'angolo. No, anche, non solo per la... Cioè, non ne sto facendo una questione né merceologica e neanche di quantità, di quanto è lungo l'elenco, quanto è lungo il menù. No. Oggi le preferenze dei consumatori, in questo senso anche i consumatori sanno essere responsabili, sicuramente le nuove leve sono sulla carta avvantaggiate rispetto, per esempio, alla mia generazione, nel tener conto di altri fattori. E non mi riferisco soltanto a esperienze importanti come possono essere quelle del commercio eco solidale, eccetera. Certo, benissimo, ma molto di più.
Cioè, il consumatore esprime, manifesta le sue preferenze rispetto ai panieri di consumo sulla base di una pluralità di indicatori. Vuole sapere da dove viene, vuole sapere quali sono le condizioni di lavoro di lavoratori che hanno partecipato, che hanno contribuito alla produzione o alla filiera. Vuole sapere se sono stati usati alcuni ingredienti invece che altri. E quindi le preferenze, giustamente, come molti di noi sanno, anche se non sempre all'inizio del secondo biennio si può andare così in profondità, sono endogene. Non è che i gusti sono dati una volta per tutto. Ma allo stesso modo possiamo anche notare che sono cambiati o dobbiamo ampliare la sfera dei vincoli. Un po' per scelta, ma a quel punto lì preferenze e vincoli tendono un po' a sovrapporsi, ma soprattutto per imposizione esterna. Non c'è semplicemente il vincolo di reddito o il vincolo di tempo disponibile per gli acquisti. Ci sono altri vincoli, per esempio, imposti dai rappresentanti delle comunità a cui apparteniamo, che riguardano, per esempio, il grado di inquinamento dei nostri consumi, quali tipi di riscaldamento possiamo utilizzare, che automobili possiamo utilizzare, ovvero, adesso, la scelta non è sempre sì o no, ma a seconda che seguiamo un certo patto, un certo modello di consumo invece che un altro, ammesso sia possibile, abbiamo delle ripercussioni, per esempio di tipo fiscale, no? Provvedimenti recenti in materia di detrazione, no? 110%, altri interventi, hanno anche e soprattutto l'obiettivo, non certo di far cassa, ma quello di orientare, di modificare i vincoli. Nella fattispecie è un modo, diciamo, tra virgolette, etico o comunque compatibile con delle finalità ambientalistiche di allentare il vincolo di bilancio. Cioè a dire, guarda che se acquisti o provvedi a questi interventi, allora sappi che il prezzo non è quello, ma è un altro, perché c'è un intervento pubblico incentivante, che è una specie di imposta negativa, potremmo chiamarlo, comunque una detrazione. Okay? Quindi, però c'è un altro punto su queste questioni che investono la responsabilità e la sostenibilità come esito delle decisioni individuali, che mi preme sottolineare, perché, come dire, avvolge o investe tutte e tre le, diciamo, le demie di cui parlavo, e cioè la compatibilità tra le libertà, che è un punto piuttosto nodale quando si vuole parlare di sostenibilità. Se ci pensate un attimo, la parola sostenibilità è entrata, almeno in Italia, nel gergo, nella discussione, altro, originariamente con riferimento alla sua valenza ambientalistica. Cioè, sostenibile voleva dire sostanzialmente, se proprio vogliamo essere un po' raffinati, ma neanche tanto, lasciamo alle generazioni future un ambiente non peggiore di quello che abbiamo trovato noi, possibilmente migliore, dato che il decadimento è stato piuttosto rapido. E poi lo si è affinato, quindi no, si è cominciato a parlare di resilienza, per esempio, che è un termine che, anche se viene dalla ingegneria dei metalli, poi è stato accolto, per esempio, in ambienti ecologici. Poi addirittura è arrivato a investire anche la dimensione socio-economica, cioè una regione più resiliente di un'altra, perché dove per resilienza si intende semplicemente come un soggetto individuale, perché il termine viene usato anche in psicologia, o un ambiente, un territorio, reagisce a uno shock, come si comporta durante e dopo lo shock. Ecco. Quindi parlare di sostenibilità significa anche maneggiare questi termini. Ma dicevo, la questione delle libertà, secondo me, è fondamentale, e lo si può già trasmettere, se opportunamente diluita, nei manuali, quello che abbiamo provato a fare, con successo, no? Non tocca a me dirlo, in questo senso. Perché se uno, come dire, sale, nel senso che parte dagli esempi concreti
e poi cerca di generalizzarli, di astrarre un po', come si dice, ragionare per modelli e cercare di teorizzare un po' anche con strumenti semplici, si rende conto che i vari aggettivi che possiamo accoppiare alla parola sostenibilità, prima o poi investono la sfera delle libertà. Delle libertà individuali, ovvero delle libertà individuali così come limitate dalle regole del gioco fissate da un regolatore, dallo Stato o anche da un'entità sovranazionale. Questo l'abbiamo visto brutalmente nel caso della pandemia, no? Tra restrizioni, obblighi, eccetera, ma si pone pari pari anche in termini ambientali, no? Cosa devono fare? Possono fare i consumatori, cosa devono e possono fare le imprese. Quindi siamo ben oltre quello che accadeva un po' d'anni fa, in cui si parlava genericamente di imprese socialmente responsabili, la corporate social responsibility. Ben oltre, anche perché abbiamo visto poi che in molti casi era più un'etichetta, un po', insomma, no? Fumo negli occhi, cioè fare bilancio sociale non basta per essere responsabili, no? Anche la Parmalat aveva ottimo bilancio sociale ed è stata protagonista del più grosso crack, almeno privato, della storia d'Italia. Quindi occorre di più e occorre evidentemente che questi comportamenti siano in parte incentivati, ma siano frutto anche di una maturazione, cioè della formazione di consumatori responsabili o consapevoli e di produttori altrettanto responsabili o comunque forzati. Adesso, se volete, sono tutte declinazioni che possono far parte dell'educazione civica o della formazione alla buona cittadinanza. Dicevo, il punto di libertà credo che sia rilevante anche per altre ragioni. La parola libertà è una parola molto abusata anche in politica, no? E invece abbiamo provato anche per finalità comparative a fare leva su diverse accezioni di libertà. Questo lo facciamo soprattutto nel volume di Quinta, anche se, come dire, aleggia un po' qua e là anche nel volume del biennio. Cioè, libertà positiva e libertà negativa. Libertà positiva vuol dire libertà di, libertà negativa vuol dire libertà da. Libertà da che cosa? Dalle interferenze dello Stato, dalle restrizioni, eccetera. Libertà di, invece, è quella che più ha contraddistinto le esperienze europee, se volete. E cioè, in molti casi addirittura recepito nelle Costituzioni, l'idea di affermare dei diritti, di cui poi eventualmente si è anche abusato, ma l'idea che lo Stato non debba semplicemente fare il minimo indispensabile e poi lasciare che i cittadini e i mercati si occupino dell'allocazione delle risorse e della valorizzazione di beni, e merci, e servizi e persone, ma che lo Stato debba farsi parte attiva per cercare di promuovere almeno l'esercizio delle capacità fondamentali. E questo perché è utile, non tanto soltanto per questioni filosofiche, non è questa la sede, ma perché sulla base di questa distinzione si può per esempio cogliere la differenza che c'è nel peso del bilancio pubblico rispetto al prodotto interno lordo degli Stati Uniti oppure in media dei paesi dell'Unione Europea. Altrimenti non si spiegherebbe perché in un caso la media è intorno al 45-46% negli Stati Uniti, nonostante diciamo, il peso molto importante della spesa militare, siamo a 10 punti in meno. Perché fondamentalmente due pilastri, due e mezzo, particolarmente costosi dell'intervento pubblico sono massicciamente presenti in Europa e non sono massicciamente presenti. Non sto dicendo che sono assenti, per esempio nell'esperienza americana di altri paesi simili. Mi riferisco all'istruzione, sanità, barra previdenza e all'assistenza. Ma diciamo i due pilastri sono sicuramente l'istruzione, da quella primaria a quella post-universitaria e alla sanità. E questo lo abbiamo visto in sostanza, no? Abbiamo visto anche quali sono poi le conseguenze di avere sistemi diversi. E quindi parlare di queste interpretazione della libertà non è solo fine a se stesso, ma ci aiuta anche quando vogliamo comprendere le differenze organizzazioni socio-economiche, i diversi modi con cui l'intervento pubblico, il ruolo economico dello Stato, prima ancora di vedere come
che sia attraverso un'imposta invece che un sussidio, quello attiene agli strumenti, alle modalità dell'intervento, ma le finalità a monte, da tempo, riflettono, come dire, altri impianti concettuali, insomma la Costituzione americana che è decisamente più agile di quella, che so, italiana, ce l'ho fatta di meno di 20 articoli e un po' di emendamenti, quando afferma i principi essenziali, parla di vita, libertà e ricerca della felicità. Pensate alla differenza rispetto alla Costituzione italiana, no? Comincia affermando il lavoro e poi sancisce una serie di altri diritti, quelli che normalmente chiamiamo diritti sociali. L'ultimo punto che vorrei trattare oggi, anzi, diciamo un e mezzo, attengono i due punti, attengono alla rivisitazione, molto aggiornato, sono particolarmente orgoglioso di questo perché è stato faticoso, di un'altra parola ormai talmente abusata da avere smarrito un senso condiviso, cosa che accade spesso con i termini abusati, e cioè la globalizzazione. Abbiamo cercato di raccontarla come fase della storia economica, spiegando anche che ciò che chiamiamo oggi globalizzazione ha dei precedenti importanti in termini relativi rispetto all'epoca, nel passato più o meno remoto, e cercando anche di illustrare quali sono le conseguenze, non dico vincitori e perdenti, ma dove la globalizzazione ha e come ha investito anche il nostro quotidiano, e quindi parliamo di globalizzazione quando parliamo di commercio internazionale, del volume dei beni, parliamo di globalizzazione quando parliamo delle crisi, perché le crisi, entrambe se ci pensate un attimo, sia quella che di origine bancaria e finanziaria americana del 2008, ma anche quella sanitaria, in un mondo autarchico, in cui ciascun paese protetto da barriere non ha scambi di flussi né di merci né di persone, non ci sarebbe stata né una né l'altra, perché l'altra è stato un fallimento di una banca americana, quest'altro è un virus partito non si sa bene come dalla Cina. Quindi la libera circolazione di beni, servizi, merci e capitali a questa velocità e su scala planetaria ha ovviamente molte conseguenze. Ora è chiaro che in terza, in quarta non è che si può andare al dettaglio, però sicuramente possono far vedere diciamo le varie facce di questo poliedro che chiamiamo, che descriviamo con l'espressione globalizzazione, anche per evitare quelle polarizzazioni dei fan e dei detrattori che ovviamente in entrambi i casi non colgono la complessità del fenomeno. Adesso in questa fase storica sono più i detrattori, d'accordo? Ricordiamoci che per molti anni, a volte inconsapevolmente, abbiamo beneficiato, o una parte della popolazione ha beneficiato della globalizzazione, no? Il fatto che la Cina nel 2001 sia entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha sicuramente prodotto grandi conseguenze negative, che so, sull'occupazione di alcuni settori, però ricordiamoci che una popolazione è fatta di soggetti che sono anche consumatori, quindi se era un male per il dipendente del settore tessile, non era un male per il consumatore che comprava la maglietta a 2 euro, per intenderci. Questo è successo ovunque. Quindi, diciamo, nell'educazione civica c'è anche, secondo me, quella di illustrare quali sono le varie sfaccettature di fenomeni e processi così complessi. C'è stato anche, data l'occasione, secondo me ce n'era bisogno, diciamo, cerchiamo di estrarre da una vicenda sicuramente disastrosa, tragica, come è stata l'attuale pandemia, purtroppo che ancora miete vittime e produce tanta sofferenza, dolore, e preoccupazioni, insicurezze e altro, però abbiamo imparato, almeno indirettamente, questo nel volume lo facciamo
soprattutto nel volume del biennio, di come occorra arricchire la batteria dei nostri indicatori sul terreno economico. Concorderete con me sul fatto che, per esempio, la comunicazione pubblica, quella televisiva ma anche quella giornalistica e molta anche di quella che trovate su internet, se non andate a mirare con precisione, continua a trattare il prodotto interno lordo e le sue variazioni come una specie di santuario unico e intoccabile e decisivo per le sorti della comunità. Quindi le previsioni alzano di un 0,1 il tasso di crescita del PIL o cose di questo genere. Allora, io non mi aspetto che in televisione si fornisca la definizione di PIL o altro, no, anche se qualche trasmissione dedicata non farebbe male. Mi aspetterei però quantomeno che si acquisisse una consapevolezza che noi cerchiamo di dare nel volume, dopo aver spiegato per bene come il PIL si ottiene, come lo si interpreta, come lo si scompone, che è un indicatore abbastanza miserevole del benessere di una comunità, di cui, come dire, cerchiamo di trarre qualche indicazione, ma per andare oltre. Questo è un punto, secondo me, fondamentale. Perché altrimenti tendiamo, anche per questo bombardamento, a considerare questa grandezza frutto di un'elementare contabilità come rilevante per valutare non tanto il nostro passato, ma il nostro futuro, quindi le prospettive, quindi le aspettative, quindi anche il clima di fiducia così importante nelle decisioni delle famiglie e dei produttori. Posto che anche le famiglie sono produttori. E cioè, il prodotto interno lordo, anche reale, anche pro capite, anche se lo guardiamo nelle sue variazioni, mi dice ben poco. Così come mi dice ben poco il valore aggiunto ottenuto da un'impresa, se non ne preciso le modalità con cui si distribuisce tra i partecipanti, se non lo integro con altri indicatori che attengono le dimensioni rilevanti per la qualità della vita o per gli standard di vita. Quindi non tanto e ovviamente come si distribuisce, mi riferisco al PIL, ma anche e soprattutto come si affianca a dati demografici importantissimi, e per fortuna sono tornati un po' di moda, vista la situazione, già la speranza di vita ovviamente si è ridotta. Quindi indicatori demografici sulla natalità, sulla speranza di vita, sulla vita media, fatta anche di proiezioni su quello che ci dobbiamo attendere tra 10, 20 anni, 30 anni, ma anche altri indicatori di natura sanitaria, di natura educativa, qual è il tasso di abbandono, qual è la partecipazione e da dove vengono i partecipanti. Io sono responsabile di una laurea triennale qua, in inglese tra l'altro, ma noi cerchiamo di elaborare, per esempio, con l'aiuto degli uffici centrali, per capire da dove vengono i nostri studenti, da che scuola superiore hanno fatto, dove andranno dopo, qual è la mobilità da questa triennale a delle altre specialistiche, che mi interessa molto di più che non il numero di iscritti. Il numero di iscritti, se volete, sì, va bene, 100 è meglio o peggio di 90? Non lo so, non è necessariamente detto. Così come, vi faccio un esempio e poi mi avvio a concludere. Se uno guardasse semplicemente al prodotto interno lordo, lo citiamo questo esempio, pro capite, medio, noterebbe che in una fase storica degli anni 2000, vado a memoria, gli Stati Uniti crescevano anche di vado a memoria, 3,5% in media all'anno, mentre la Francia cresceva a 2,5%. Quindi se uno non aggiunge nient'altro, addio, crescita economica è stata maggiore negli Stati Uniti. Quindi la torta americana, se il PIL, per un attimo mi consentite di così, metaforizzarlo con una torta, è più estesa, si è ampliata di più. Sì, è vero. Quindi
Se poi semplicemente vado a vedere come questo incremento di prodotto interno lordo si è distribuito all'interno dei vari scaglioni di reddito della popolazione americana e francese, scopro che più dei tre quarti dell'incremento della torta è andato a favore del top 10% della piramide distributiva americana, mentre così non è accaduto in Francia, in cui si è distribuito in modo ragionevolmente uniforme tra i decili più bassi, come si dice, e i decili più alti. Quindi, dal mio punto di vista, la popolazione francese, pur avendo a disposizione una torta maggiore, complessiva, scusate, minore di quella americana, ha reso un potere d'acquisto, diciamo così, ha consentito il potere d'acquisto mediamente alla sua popolazione più alto di quello americano. Okay? Quindi queste sembrano questioni, non sono certo accademiche in senso stretto, ma come dire, da discussioni tra specialisti, sicuramente lo sono, ma il nostro sforzo è stato quello di cercare di fornire gli spunti, gli argomenti, gli approcci, i concetti, per poterli già affrontare dall'inizio. E ovviamente con le modalità didattiche, pedagogiche, congruenti con il segmento di utenti finali, di studenti a cui ci rivolgiamo. Ed è anche per questo che abbiamo cercato di corredare molte di queste discussioni per evitare che restassero in sospeso o troppo distanti dalla realtà con un apparato didattico di esempi, di grafici, di tabelle, di stop and check, cose di questo genere, prese dalla realtà, prese dalla stampa, dalla comunicazione, dai buoni siti internet, perché, ed è quest'altro un ultimo aspetto su cui abbiamo cercato di insistere in un capitolo dedicato specificamente alle fonti di informazione statistica e contabile, di lanciare un monito, e cioè mentre le generazioni precedenti, sicuramente la mia, quando doveva svolgere una ricerca o altro, andava in biblioteca, se non aveva già gli strumenti a casa, con delle enciclopedie o altro. Adesso per molti versi di fonti possibili ce ne sono troppe. Quindi si deve dedicare del tempo a selezionare quelle opportune. Non solo le fake news, non solo, come dire, quelli consapevolmente malfatti, ma quelli anche semplicemente superficiali o distorti, no? Basta guardare Wikipedia dove si trova di tutto. Cioè, Wikipedia non è un'enciclopedia col rating, con l'avallo di studiosi e comitati scientifici. E questo può essere dannoso, quindi, come dire, siccome molte delle nostre convinzioni sono frutto dell'interazione tra dei principi, se li abbiamo, delle credenze più o meno endogene e i dati e le informazioni con cui veniamo a contatto, ci siamo sforzati di mettere in guardia, con esempi anche, da quello che potrebbe essere un eccesso distorto di informazioni a nostra disposizione. L'orologio mi dice che mi devo fermare qua, se ci sono domande o altro sono ben lieto, nei limiti di tempo che abbiamo, di interagire con voi. Vi ringrazio per il tempo e l'attenzione. Bene, allora innanzitutto ringrazio io il professor Del Bono per la sua presentazione. Allora sì, abbiamo alcune domande. Allora, partirei da questa che riguarda la consapevolezza ambientale di cui si è parlato. Allora, è diciamo una notazione, un commento e una domanda. Allora, sembra che la consapevolezza ambientale da parte di tutti stia effettivamente arrivando, e che gli stati apparentemente intervengano davvero in tale ambito. Allora ci si chiede se è effettivamente così e se sono previsti altri interventi sostanziali a livello di stati o di organismi sovranazionali, questo da un lato, e dall'altro canto, diciamo, se il problema con le sue grandi dimensioni rende obbligatorio già da oggi, già da adesso, l'intervento di tutti. Sì, rispondo subito.
Intanto grazie della domanda o dell'osservazione, e la risposta da parte mia è affermativa in entrambi i casi. Cioè, come dicevo prima, questo è un terreno che investe, come molte volte nella nostra azione quotidiana, più o meno consapevolmente, il benessere, chiamiamolo così, o l'utilità, o il vantaggio individuale, quello collettivo. No? Può essere una fatica raccogliere, fare la raccolta differenziata, ma sappiamo che questo è utile per la collettività, anche se non ci viene obbligato, anche se non ci viene remunerato. Cioè, una parola che non ho usato, e quindi ringrazio a maggior ragione chi ha posto questa domanda perché mi consente di esplicitarla, è la categoria delle motivazioni intrinseche. Che è come dire, certo, le persone rispondono agli incentivi o alle punizioni, alle sanzioni, cioè, sicuramente, ma su temi nei quali è in gioco la salute pubblica di tutti, è in gioco la tenuta dell'ecosistema, è in gioco addirittura la sopravvivenza del genere umano sul pianeta, se noi potessimo fare affidamento soltanto sugli incentivi o le proibizioni, ho dei seri dubbi che potremmo ottenere risultati ragionevoli in tempi rapidi, come ci è richiesto dagli appelli degli scienziati. In questo senso la scuola ha un ruolo fondamentale nel alimentare e forgiare le motivazioni intrinseche. Sul fatto poi che servano incentivi ancora maggiori, magari anche più mirati, io per esempio non sono d'accordo sul modo con cui è stato organizzato l'incentivo del 110%. Per me, a parte che era troppo, a parte che ha contribuito a creare inflazione, a parte che produrrà poi un crollo nel settore, e terzo, ho anche qualche dubbio sulla, diciamo, sul fatto che sia giusto, cioè nel senso che era veramente accessibile a tutti, ovviamente no. Quindi, detto questo, oltre al fatto che essendo in Italia era facilmente prevedibile che si sarebbe prestato, soprattutto con il meccanismo dell'anticipazione, dello sconto, a pratiche diffuse nel nostro paese, che infatti stanno puntualmente emergendo grazie alla magistratura. Quindi gli stati devono fare sicuramente, credo che l'Europa qui giochi un ruolo fondamentale, l'Europa e altri soggetti sovranazionali, infatti non a caso l'accordo di Parigi era solo multinazionale, gli ultimi episodi, gli ultimi accordi, perché questo è il classico esempio in cui i paesi dovrebbero essere, tra virgolette, sentirsi costretti a partecipare a un destino comune, perché è un destino comune, non è che ci sia bisogno di convincersene, nessuno può risolvere il problema solo e solo se c'è un accordo credibile, un commitment forte, allora abbiamo speranze, ma ripeto, non senza anche una adeguata motivazione intrinseca da parte degli agenti veri, cioè dei consumatori, famiglie, imprese, e la scuola, ripeto, su questo è fondamentale. Ok, allora passo alla prossima domanda. Riguarda un altro degli argomenti che è stato toccato forse nella seconda parte del webinar, la globalizzazione. Allora ci si chiede, specificamente come affrontare, anche in classe, ma insomma come affrontare l'argomento globalizzazione, si diceva dei vantaggi e degli svantaggi, relativamente all'estensione possibile, necessaria, dei diritti dei lavoratori. Grazie per la fiducia, come si dice, perché questa è una domanda davvero difficile, tanto interessante quanto... Allora, diciamo che su questo terreno siamo partiti male, non come scuola, intendo come WTO. La mia opinione personale, che non c'è nel manuale, però mi serve per rispondere, è che la decisione nel 2001 di allargare così tanto a così tanti soggetti
abbia reso non solo la concorrenza tra paesi sleale, perché le regole del gioco all'interno dei paesi erano diverse, ma abbia finito per colpire, per penalizzare i più deboli, sia nei paesi da cui provengono le importazioni, sia i paesi dove arrivano, cioè quelli che esportano. E uno dei i due terreni fondamentali su cui si è giocata questa gara diseguale sono stati quello dei lavoratori e quello ambientale, se uno ci pensa. Sì, poi c'è anche dell'altro, d'accordo? Le legislazioni diverse, ok, c'è tutto il resto. Però fondamentalmente, dopo 20 anni circa dell'allargamento, se dovessimo rimproverarci qualcosa, io credo che questo dovrebbe avvenire esattamente su quei due terreni. Poi mi rendo conto che tutti e due sono terreni complessi, come sappiamo, da trattare, ovvero per esempio degli standard minimi di rispetto ambientale o degli standard minimi dei diritti dei lavoratori. Vi ricordo che, senza andare nel WTO, nell'Organizzazione del Commercio, ma anche stando semplicemente in Europa, quella non è materia europea. Cioè, mentre negli Stati Uniti, per esempio, poi si può discutere sui pro e i contro, eccetera, c'è un salario minimo, a prescindere, in Europa non c'è e nessuno lo pone nemmeno, perché sicuramente sarebbe bloccato, non avrebbe la natura di un trattato. Io penso invece sarebbe una buona idea parlarne, trattarne, perché questo tipo di dumping avviene anche dentro i confini europei. Pensate all'economia dell'est europeo, alcune presso le quali si sono delocalizzati molte attività produttive dall'Europa storica, diciamo, no? Dalla Germania, dall'Italia, dalla Francia, da altro. Quindi io credo che questo sia un ottimo punto per parlare di globalizzazione. Poi io non insegno la globalizzazione, no, tengo degli altri insegnamenti, però è successo in più occasioni, per esempio al Master, di parlarne, e se uno vuole trattare seriamente, secondo me deve prendere intanto una prospettiva corretta, fedele, di tipo storiografico. Perché, come dire, le prime globalizzazioni hanno dei secoli, e anche lì intrecciate con innovazioni tecnologiche, con mezzi di comunicazione più rapidi, eccetera. Quindi un po' di fatti, un po' di storia, d'accordo? E poi, senza metterla troppo sull'antagonistico, cioè del tipo chi ha vinto, chi ha perso e altro, lucidamente mostrare che andava fatta in un altro modo, andava fatta per gradi, e probabilmente oggi bisogna, ma è difficile, difficilissimo, cercare di introdurre, per esempio in materia ambientale, quelle regole che sono mancate ad allora. Poi, se volete, la metto ancora in termini più brutali e non vorrei offendere la vostra intelligenza, ma diciamo, se dovessi raccontare in un posto meno qualificato di quello di cui sto parlando, la sintetizzerei così: la Cina poteva aspettare o si andava per gradi. Quando ero un ragazzo, io, le moto giapponesi erano contingentate, c'era un certo numero di moto che potevano entrare in Italia. Quando si è aperto tutto, le aziende italiane sono chiuse, fallite quasi tutte in sostanza, no? Ecco, far entrare. Poi uno mi può chiedere, ma perché, per come è stata fatta entrare? Questa è una storia più lunga, una battuta soltanto. Il principale sponsor dell'ingresso della Cina nel WTO, sì, tenete conto che ho insegnato per anni all'università americana e sono per molti versi un ammiratore di molte cose americane, questo non mi impedisce di vederne, come dire, anche altre facce. Il principale sponsor fu gli Stati Uniti, perché siccome dopo la crisi di internet, tutte cose che spieghiamo nel libro, dopo la crisi di internet, cioè il fallimento delle .com e in particolare l'11 settembre, ricordiamocelo, quindi 2001, guarda caso l'economia americana aveva bisogno di essere rivitalizzata, la banca centrale americana deve usare politiche espansive
per restituire fiducia. Qual era il rischio? Voi me lo insegnate. Il rischio di politica monetaria espansiva è di favorire l'inflazione. Come si contrasta l'inflazione? Aprendo le porte a una ondata di merci e servizi a basso prezzo. Questo ha consentito per, fino a Lehman Brothers, agli Stati Uniti, di crescere a dei tassi importanti senza avere inflazione. Ok, allora sì, c'è tempo sicuramente per un'altra domanda. Ok, allora ci chiedono, un docente ci chiede, le chiede, l'aumento della liquidità generata dalla crescita del PIL e del PNRR, diciamo, è possibile che provochi un aumento del costo del denaro per le famiglie che faranno appunto richiesta di mutui da un lato, e per le imprese che vorranno cedere al credito per finanziare i loro progetti dall'altro? Domanda forse più specifica, diciamo. Anche qua, come si dice, grazie alla fiducia. Quindi questo è... Allora, la ricchezza delle famiglie italiane, ultima rilevazione Istat, è aumentata. È circa pari a 10.000 miliardi di euro, che vuol dire circa 6 volte il PIL, grandezza nominale. Prima della pandemia era 5 volte e mezzo. Perché? Parlo di ricchezza. Quando guardiamo la ricchezza delle famiglie italiane, possiamo brutalmente distinguere tra ricchezza reale e ricchezza finanziaria. Quella reale in buona parte rappresentata da abitazioni principali, perché il 70% delle famiglie italiane sta in una casa, vive in una casa di proprietà, un 10% usufrutto o altro titolo comodato gratuito. Diciamo, l'80% delle famiglie italiane non paga una locazione, diciamo così. Nella parte finanziaria ovviamente ci sta di tutto, in particolare ci sta di la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane negli ultimi 2-3 anni è aumentata. Perché? Perché le famiglie hanno speso meno e risparmiato di più. Questo è quello che è successo. Hanno risparmiato di più a fronte di redditi tendenzialmente calanti, vuol dire che è aumentata la loro propensione al risparmio. Per vari motivi. Intanto perché non poteva andare in giro a spendere, viste le restrizioni. Secondo, perché aveva paura, comunque. Terzo, perché aveva paura del futuro. Quindi il motivo precauzionale o cautelativo, come diciamo noi nel manuale. No? Ovviamente, se come pare la recessione è finita, siamo nella fase di ripresa, una ripresa dovuta sia alla normale riattivazione degli scambi, ma scambi alimentati anche e soprattutto da nuove risorse, fondamentalmente di origine pubblica, che siano, come dire, mezzi propri dello Stato italiano o finanziati dall'Unione Europea, resta il fatto che è quello che stiamo sperimentando. Anche lì attenzione di non mischiare tutto, perché una parte di inflazione, del trend inflazionistico che osserviamo non solo in Italia, è dovuto a fattori completamente esogeni, cioè le materie prime. Esogeni rispetto alla politica italiana, ovviamente, non esogeni in generale. Gas, petrolio, alcuni metalli, eccetera. Quindi la ripresa. Quindi c'è una componente che viene da costi, ma c'è una componente che viene da domanda, perché non è che la domanda è aumentata solo da noi, è aumentata anche altrove. Quindi una parte di questa liquidità risparmiata torna a essere spesa, a questo si aggiunge un incremento importante della spesa pubblica. Detto sempre nel linguaggio nostro, aumenta la domanda aggregata interna e anche estera. Conseguenze? Inflazione, sì. Noi sappiamo, lo insegniamo, no, nei capitoli di economia monetaria, che i soggetti prendono le decisioni di medio e lungo termine sulla base del tasso di interesse reale, non del tasso di interesse nominale. E quindi gli interessa sapere qual è il rapporto tra il tasso di interesse nominale e il tasso di inflazione. Quindi, fino ad oggi, abbiamo sperimentato un tasso di inflazione per molto tempo nullo, addirittura in alcuni periodi anche negativo.
e un tasso di interesse prossimo allo zero. Ed è tutto evidente che se aumenta il tasso di inflazione deve aumentare anche il tasso di interesse nominale, quindi mi aspetto che in Europa, negli Stati Uniti, sia la BCE che la Federal Reserve vadano ad aumentare il tasso di sconto per i tecnici. Su questo non c'è ombra di dubbio. E questo ha ripercussioni, certo, ha ripercussioni importanti, perché noi sappiamo che quando intanto c'è inflazione, tenendo fermo tutto il resto per un attimo, finiamo per favorire i debitori che andranno a restituire ammontare in termini reali minori di quelli che hanno preso prestito. E sappiamo poi che quando cambiano i tassi di interesse, questo ha ripercussioni su tutte le operazioni finanziarie in corso a tasso variabile e avrà un impatto importante, ovviamente, anche sui tassi che andremo a pagare sul debito pubblico, o meglio, sul finanziamento del debito pubblico. Quindi, adesso, è difficile fare previsioni puntuali, però questa non sembra una fiammata passeggera, perché mentre l'incremento dei prezzi dovuto alle materie prime è un incremento, potrebbe stabilizzarsi a un livello più alto, bene, nel terreno conto, eccetera, l'inflazione da domanda potrebbe invece essere davvero inflazione, cioè un processo non breve che poi in parte si autoalimenta, ovviamente, perché non c'è bisogno della scala mobile perché l'inflazione, come dire, si autonutra di se stessa in modo anche in parte inerziale, perché comporta poi le rinegoziazioni dei contratti collettivi di lavoro, tengono conto dell'inflazione attesa, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Farei magari un'ultima domanda velocemente. Allora, riguardo l'euro, che come sappiamo ha compiuto 20 anni. Allora, come si è comportato durante questo periodo, preso in esame, e soprattutto in occasione delle grandi turbolenze 2007, 8 e 2021? Allora, buona domanda. Direi complessivamente bene vuol dire che anche se in modo lento durante o subito dopo la crisi finanziaria e in modo più semplice, più rapido, anche perché si trattava di confermare già delle misure messe in atto negli ultimi 2 o 3 anni, la BCE è riuscita a contenere i danni e a stabilizzare, diciamo, soprattutto a rappresentare un muro percepito come invalicabile da parte della cosiddetta speculazione. Ovviamente, quindi i primi anni bene, ma i primi anni era relativamente facile, dal 2002 al 2008, ecco, no? Ovviamente tra il 2008 e il 2012-13, quindi per alcuni anni, quella che era la forza dell'euro, cioè di essere una moneta rappresentativa dell'area economica più importante del mondo, perché il PIL dell'Eurozona è più alto del PIL americano, tanto per intenderci, era anche la valuta di 17, non so quanti fossero allora, paesi, e quindi non poteva avere certo la rapidità di azione di una Federal Reserve o della Bank of England o altro. E questo ha riproposto l'anello mancante, diciamo, no? Cioè, che non è retorica, ma è presa d'atto dalla realtà, e cioè che una moneta collettiva avrebbe bisogno di essere completata, integrata anche da sistemi di governo sul terreno economico molto più coordinati di quanto non lo sono adesso. Sto vagheggiando gli Stati Uniti d'Europa, me ne rendo conto, però ecco, ricordiamoci che quella dell'euro è una costruzione incompleta. Ecco, è stata una sfida, secondo me fino adesso valeva la pena giocarla, soprattutto per i paesi più deboli, perché i paesi più deboli dal punto di vista economico, Italia inclusa, non sarebbero sopravvissuti, tra virgolette, avrebbero fatto la fine
della Grecia, che comunque di fatto è fallita, è stata salvata, avrebbe fatto la fine di Argentina o altri se avesse avuto la lira di fronte alla crisi finanziaria del 2008. Quindi, bene, ma, ok? Questa è la mia risposta. Perfetto, allora io ringrazio ancora il professor Del Bono, direi che siamo giunti alla conclusione di questo incontro. Allora ricordo due cose brevissime. Allora la prima è che il video, questo video resterà disponibile su YouTube, e il professor Del Bono si è reso disponibile nel caso abbiate ulteriori domande, anche insomma dopo la visione di questo video, magari in maniera non live nei prossimi giorni, i docenti che avessero ulteriori domande possono scrivere direttamente al professore. L'indirizzo mail è flavio.delbono@unibo.it, se non sbaglio, giusto? Mi conferma? Giusto, confermo. Ma non è un depistaggio, è vero. Questo. Bene, prima di appunto ringraziare tutti, ricordo anche che l'appuntamento per... ci sarà appunto un secondo webinar, come alcuni di voi sapranno, con il professor Del Bono, è previsto per il 22 marzo, trovate i dettagli sul sito della Mondadori Education, casa editrice. Il titolo del prossimo webinar sarà La politica economica degli stati nel nuovo disordine internazionale. Bene, allora ringrazio ancora tutti e una buona serata a tutti.